じゃない、勝つんだ。まだ戦う気のある奴はかかってこい。抗うことだけが俺が今ここにいる理由だからだ。お前のためなら何度だってここで負かれないんだ。俺はキリト、剣士キリトだ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight. Siamo di nuovo qua su Sword Art Online Variant Showdown. E signori, finalmente è arrivata l'estate. Se finalmente le tipe di Sao in bikini. Wow! E oggi avremo l'onore di scoutare Alice in bikini. Mi sarei aspettato Asuna subito così diretto, però l'hanno fatta versione carta abilità nel Battle Pass tra l'altro, quindi sicuro l'andrò a prendere, anzi ho già preso il Battle Pass, quindi sicuro l'avrò. E in più andremo anche a parlare del personaggio del Battle Pass, ovvero Lifa, quindi ne avremo un po' di cui discutere e poi dobbiamo dannarci l'anima negli scout, quindi questa è sempre la solita solfa. Però andiamo a vedere queste ragazze cosa hanno da offrire. Io vado direttamente su Event, quello del PvE, insomma, la ranking, perché qui si vede tutto. Si vede il personaggio del Battle Pass, si vedono i personaggi dello scout e anche le carte abilità. Vedete, si vede tutto. Perché nelle notice, nel Battle Pass, si fa vedere soltanto l'immagine e una descrizione. Invece da qua, visto che adesso il personaggio del Battle Pass viene anche usato come bonus nell'evento, lo vedete direttamente qui. E guardate che bella questa Lifa. Oh oh oh. Avete visto già tutte in copertina, perché come si fa a non avere una copertina del genere? Cioè, voglio dire, questo video veramente è Lifa, Alice e Asuna, tutte e tre, boom. E vediamo qua che ha 5 stelle, ha 5400 di forza e 5300 di intelletto. Sembra quasi un personaggio multifunzione, no? Che ha sia forza che intelletto. Però vediamo che come attacchi li ha physical, anche se sono un po' bassi, 700 e 800 di power. Questo forse non intriga proprio tantissimo, ma quello che la rende forte è l'abilità che ha. Quando gli HP sono al 100%, dà a tutto il party forza più 40%, intelletto più 40%. Quindi quando già solo lei è nel party, dà forza e intelletto a tutti, qualora ovviamente siate tutti a HP massimi. Quindi se siete full vita, allora avete questo bonus enorme, il che si sincronizza anche bene con l'ultima carta abilità dello scorso evento, che era quella di Oberon, che abbassava la vita ma aumentava tipo la forza e l'intelletto del 50%. Quindi veramente potete staccare tutti questi bonus e avere un personaggio che c'ha tipo il doppio, il triplo di forza e intelletto. L'unico problema forse è che lei non è proprio troppo forte, quindi nonostante dia il bonus, forse lei non è proprio il massimo. Però ragazzi, come si fa a non prenderci? Guardate che bella. Cioè, guardate che bella, cioè. Ve la faccio vedere pure tutto schermo. Cioè, è un capolavoro. Come fate a non prenderla? A dire no, io la lascio stare. Ovviamente lei è del Battle Pass, quindi ovviamente vi costerà 15 euro acquistarlo. E insieme a lei avrete anche la carta abilità di Asuna, che a quanto pare non è niente di che, ma guardate lei che bella che è. Ora vi dovete intrippare a girare lo schermo di YouTube, non so come farete, ma guardate che bella. Cioè, a parte che l'avete anche in miniatura, oh, cioè, cosa volete di più? Un servizio completo, ma che bella, cioè, guarda che bella, mamma mia. Se c'era lei come scout, mamma mia, disintegravo tutto quello che avevo. E adesso però andiamo invece a parlare di Alice e la vediamo direttamente dallo scout. Alice Summer, Alice Bikini, Alice Swimsuit, come la volete chiamare. Eccola qua, bellissima. E fa anche le sue epiche entrance, fa le sue entrate epiche. Come vedete ha questa skill che la faccio vedere adesso prima a schermo, che crea queste bolle d'acqua, che dovremo un attimo parlare, però vediamo le statistiche. Allora, eccola qui, guardate che bella, cioè, che spettacolo, cioè. Mamma mia, cioè. Qui non si parla di statistiche, ma io cosa ci sto a fare qua a parlarvi di forza, intelletto? Oh, ma non la vedete che è in bikini? Ma che fate, ma non la scoutate? Cioè, mamma mia, scoutate tutto. Vabbè,
Però scherzi a parte, vediamo se almeno è utile, perché è anche la vera domanda. Allora, come skill 1 ha questa 1950 di power, che uno dice, la madonna, ma che cos'è? Ma distrugge tutto, quasi 2000 di power. Però quello che ho ben capito è che praticamente lei rilascia tutte queste bolle d'acqua e solo quando il nemico ci va sopra prende danno. Questo vuol dire che probabilmente se non prendete tutte le bolle d'acqua, cioè se il nemico non passa sopra tutte le bolle d'acqua, non fate il massimo danno possibile. E questa è una cosa un po' strana, vuol dire che per dei boss un po' grandi, tipo non so, Nicholas per esempio, Nicholas the Renegade che è bello grosso, se gli lanciate le bolle d'acqua dovrebbe prenderlo tutte. Però magari un nemico un pochino più piccolo, tipo un NPC, una persona, magari tutte le bolle d'acqua non lo prendono e poi magari non è proprio il massimo danno. Quindi non vi fate spaventare subito da questo 1950 di power, perché c'è un po' di fregatura sotto. Però guardando le statistiche, lei ha, vabbè, qua 5 stelle e 5950, ma essenzialmente ha 0 stelle, che sarebbe 2000 in meno di statistiche, cioè 3950, che è praticamente 4000, quindi ha 4000 di intelletto, che è ottimo. E in più come abilità ha Burst Time, qua è più 5 secondi, ma immagino sarà più 2 forse a 0 stelle. Quindi ha Burst Time e Burst Chance. Questo Burst Chance sembra una cretinata, dice, boh, cosa ci devi fare? Invece è importantissimo, perché quando fa Burst Chance, praticamente il boss gli si carica la barra di Burst velocissimo. Quindi è veramente, veramente buono. E poi quando il nemico è in Burst, intelletto più 60%, beh, questa è a 5 stelle, ma immagino praticamente, cioè, parte il Burst e lei inizia a dare, boh, le botte a tutti quanti. L'unica cosa un pochino questa, che queste bolle forse non sono proprio il massimo. E tra l'altro anche il suo attacco con i fiori, quindi quello per caricare l'awakening, è physical, quindi in questo caso qui andrà un pochino di più sulla forza e non sull'intelletto, nonostante sia un personaggio basato sull'intelletto. Quindi è una Alice un po' particolare, cioè è buona, è forte, è bella, però poteva essere meglio, ecco. Prima di darmi allo scout selvaggio, adesso qua con gli step, allora, io praticamente ho accumulato una valanga di ticket. Ora, qui ne vedete forse una ventina, ma in realtà io ne ho più di 100, perché poi sono di tipologie diverse, va a capire. Comunque, ho una tonnellata di ticket. Però questa volta voglio fare una cosa diversa. Visto che lei è unico personaggio del banner, quindi avete l'1% di drop rate, in questo caso se trovate l'SSR del banner non avete un personaggio che non volete e uno che volete, essenzialmente del banner trovate solo lei, quindi forse conviene tenersi i cristalli per fare questo exchange point, perché mi immagino che i ticket possano essere un po' più utili per arrivare a questo exchange point, quindi per questo Pity, che se non trovate niente per 200 scout, allora riuscite poi, vedete, a prenderla direttamente da qua. Quindi io direi, facciamo una cosa, mi scarico i ticket, quelli dell'evento, perché questi qua sono proprio solo dell'evento suo e nessun altro, e poi voglio provare a usare i cristalli questa volta e tenere i ticket da parte, perché l'estate in realtà è lunga. Cioè pensate che adesso questo è il banner di inizio luglio, poi ci sarà un banner a metà luglio, un banner inizio agosto, un banner metà agosto. Quindi possibilità che esca anche, per dire, una bellissima Asuna in bikini c'è. E quindi dobbiamo tenerci tutto da parte. L'obiettivo qua è trovarla almeno una volta ed essere contenti, cioè. Bella Alice. Quindi scarichiamo sti 15 ticket, veloci veloci. E poi ci diamo gli step. Per quanto riguarda gli step, io vorrei arrivare al massimo a 5, cioè fare tutto il ciclo completo e poi fermarmi. Però vediamo un po' che cosa ci riserva tutto questo scoutaggio, che per ora ci dà solo personaggi inutili, solo SR. Chissà, è tutta una bella domanda questo banner. Però veramente c'è, al di là delle statistiche, ragazzi, scoutate, prendetevele tutte le tipe in bikini, cioè, che cosa giocate a fare a Sword Art Online se non prendete Alice in bikini, se non prendete Lifa in bikini? Cioè, ci vuole per forza. Allora, andiamo avanti. Na 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 na. Ok, un bel niente, Lifa.
sarebbe proprio jackpot trovarla qua, Alice, perché vuol dire che veramente non usate niente, perché questi biglietti rosa sono dell'evento, quindi in un modo o nell'altro ve li dà l'evento e basta, e non potete usarli da nessun'altra parte. Invece cristalli e ticket li potrete usare poi nei prossimi banner, ed è un peccato sprecarli o comunque usarne troppi. Ho sentito infatti molti che hanno provato a scoutare Len, che era nello scorso banner, e si sono disintegrati tutti i ticket e cristalli che avevano, arrivando adesso appunto a non avere un bel niente. E quello poi è veramente un peccato. Carta abilità di Ugeo. Ma io questa ce l'ho già 5 stelle, tra l'altro. Si riparte. Quindi questa 5 stelle e poi si continua. Avremo pure, non so, un'altra ancora, mamma. Alcune carte abilità veramente escono a pioggia, è una cosa pazzesca. Ok, un bel niente, andiamo avanti. Una cosa pure che mi piacerebbe trovare è Asunalo, perché è proprio lì alla soglia del 4 stelle e mi piacerebbe averla almeno a 4, quindi. Però la devo trovare almeno un'altra volta, Asunalo, quindi quella versione undine. Allora, qua, bel niente. Abbiamo quanti ticket ancora? 3. O 4, 4. Ok. La musichetta. Qua un bel niente. Forza, su. Alice. No. Due ticket. Ma anche già solo trovare lo step 1 sarebbe veramente bestiale, perché 500 cristalli, boh, così. Alla fine sono pochi. Il problema è fare tutto lo step 5 e poi magari non la trovo neanche. Lì veramente inizia poi ad esserci la disperazione. Valiant Showdown, dai che Alice. No, un'altra carta abilità di Eugeo. Ma basta. Ma cos'è la persecuzione? Oh, questa carta abilità di Eugeo. Due di fila. Quindi ora la nuova ce l'ho una stella. Mamma mia. Cioè, veramente ne ho troppe di quelle carte abilità. Oh. Dovrebbero iniziare a separarle, queste carte abilità dei personaggi. Se... sono andato via dallo scout. Mi ero arrabbiato troppo. No, dai. Andiamoci dentro con i cristalli. Eccola qua. Ve le faccio rivedere queste bolle d'acqua di cui riparlavo prima. Vedete, da questa skill, eccole, che vanno lì. Però vedete che rimangono là. Cioè, finché lui non ci va dentro, finché il boss non ci va dentro, sembra che non lo colpisca. Vabbè. Step 1. Alice, vieni a me. Boom. Dai, subito. Fai contento Franci, vieni da me, vieni. L'estate è iniziata, ci vuole per forza. Dove sei, Alice, dove sei? Ah, showtime, brutto. Un bel niente proprio, un bel niente. Oh wow. Quindi step 1, fiasco clamoroso. Andiamo bene, mamma mia. Ta-ta-da. Lo step 1 c'era qualche percentuale aumentata? No. Qua sempre SR garantito. La percentuale aumentata è sul quarto step. Nel terzo c'è un SSR garantito, però può essere anche una carta abilità, quindi non è proprio sicurissimo di riuscire a prenderla al terzo. Terzo magari ti spunta la carta abilità SSR e dici ok, t'arrangi. Dai, showtime ancora, mamma mia. Ma cos'è stata sta sfortuna oggi, oh? Devo trovare qualche amuleto, dov'è? Cioè, porca miseria. Già i primi due step andati male. Questa cosa non va affatto bene. Dai, oh, al massimo questi 5 step deve arrivare Alice, eh. Cioè, non esiste che mi fai consumare tutto quello che ho, per favore, Alice. Mamma mia. Vieni, su. È difficile scoutare sapendo che poi, dopo, ci sarà qualcosa per cui devi avere tutto pronto. Dai, ancora niente.
carta. No, è. Ah, Kirito! Mi ha mandato in tilt questo Kirito. Oh. Vabbè. Ormai ero talmente convinto che fosse un'ennesima carta abilità di Ugeo che lo davo per scontato. E niente, ragazzi, allora andiamo fino al quinto step. Ormai è deciso. Si va avanti così. Uff. Quarto step, avanti. Dai, dai, Alice. Alice, ti prego, vieni. Vieni, Alice, vieni. Dai, ancora here comes the new challenge. Fammi vedere quanti milioni fai, oh. Cacciami 2-3 milioni, 2 SSR, 3 SSR. Mi sa un bel niente proprio, mamma mia. Che tristezza sto scout. Perry. Un milione lo fa, però penso sarà una carta abilità. La vedo troppo difficile che di Alice, però vediamo. Non questa Alice, per favore. Vabbè, guarda, il gioco fraintende. Allora, voglio Alice in bikini. Devi essere preciso con le richieste. Dai. 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 Su, su, su. Carta abilità. Mamma mia. E questa pure ce l'ho già a 5 stelle. Basta. Niente. Quinto step, bisogna farlo. Oh, ora è garantito il personaggio. Preghiamo e speriamo. Mamma mia, però che brutti si scout così. Non trovi mai niente. Mamma mia. Step 5. Vai. Alice, ti prego. Non mi fare lo scherzo, veramente. Dai, esci. Esci, ti prego. Magari 3-4 milioni, 3-4 SSR, non so, un po' di gente, per favore. Il primo Valiant Showdown dopo 4 step di fila in cui non è riuscito un bel niente. Dai, Kirito, spacca sto Glimmer. Tiri le botte. Vai. Boom. Mamma mia, che basso sto score, che basso. Oh. Ci vuole Asuna qui. Dov'è Asuna? Dagli sto switch ad Asuna. Switch! Vai Asuna, arriva almeno a 2. Vai, 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 vai. 1 milione ci siamo. Oh, 2 milioni. Ok, arriviamo a 2 milioni. Brava Asuna. Ci vuole Alice adesso però. Adesso ci vuole Alice. Forza. Carta abilità subito, mamma mia. Pure questa già 5 stelle. Alice, ti prego. Cioè, devi essere tu. Devi essere tu. Non è giusto che non ci sei. Cioè, devi esserci. 5 step. Ti prego, Alice. Alice. Dai. Dai. Asuna, Asuna Halo però. Oh. Ok, ok. Allora, direi che posso essere contento. Ok. Lei la volevo. Lei la volevo veramente tanto. Ok, ok. Quindi direi che questi 5 step non abbiamo trovato Alice, però stranamente, per fortuna, ho trovato Asuna Halo, che lei veramente la volevo, che adesso la porta a 4 stelle. E niente, mi dovrò distruggere con i ticket allora. I miei 100 ticket accumulati li butterò a profusione, sperando di trovarla. Mamma mia, comunque, tostissima, eh. 5 step, niente. Una marea di cristalli andati in fumo. Comunque, che dire, ragazzi, per questa estate si parte e da Dark Knight è tutto. Ciao a tutti!